Nulla facenti nella vita, ma con una fiorente attività di spaccio alle spalle, già noti alle forze dell'ordine per diversi precedenti, due pusher del quartiere di Sant'Eustacchio, nella zona orientale di Salerno, finiscono in manette grazie ad un'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno agli ordini di Enrico Calandro. Marco Sabatino, 42enne, e Moreno Russo, 30enne, entrambi salernitani, sono stati beccati dai militari in servizio di controllo con una pattuglia in borghese, proprio mentre uno davanti a un bar e l'altro in auto si scambiavano un involucro contenente 27 dosi di crack pari a 10 grammi. È stato proprio l'atteggiamento sospetto dei due nei pressi del bar a insospettire i carabinieri, che sono intervenuti e li hanno fermati proprio nel momento dello scambio. La successiva perquisizione a casa degli stessi non ha più lasciato dubbi sull'attività di spaccio. 450 le dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e crack, del peso complessivo di 180 grammi e del valore di 30.000 euro, ritrovate in totale dai carabinieri attraverso le indagini a casa. Tra gli aspetti più singolari, anche il ritrovamento di un barattolo nascosto e sotterrato in un giardino, all'interno del quale i militari hanno trovato droga e soldi. Sono dunque stati sottoposti a sequestro anche un bilancino di precisione e la somma in contante di 15.500 euro. I due pusher sono ora stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, associati al carcere di Salerno a disposizione dell'autorità giudiziaria.